Salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie secondaria di Crusader Kings 2, la serie dove, come dico sempre, voi cercate di consigliarmi al meglio mentre io cerco di seguire i vostri consigli limitando il più possibile i vostre urla terrorizzate mentre mi vedete compiere degli errori. Ebbene sì ragazzi, perché sono qui per cercare di imparare al meglio questo titolo. Gli errori e i fail saranno abbastanza costanti, però cerchiamo di portare una partita con un obiettivo ben preciso, quello di andare a formare il Regno d'Italia, o quantomeno l'Italia. Bene, direi ragazzi, prima di iniziare vi lascio un consiglio spassionato, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale, anche perché come state guardando ora in basso a destra le percentuali tra coloro che fanno parte della nostra famigliola e coloro che invece mi seguono sono leggermente diverse, e quindi direi ragazzi, non abbiate timore, entrate a far parte del nostro gruppetto ed entrate quindi con un bel subscribe. Facciamo così, una piccola scommessa tra me e voi che non siete iscritti. Adesso, prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale. Dopodiché, alla fine del video, se il video non vi dovesse essere piaciuto, togliete il subscribe, che io non mi offendo affatto. Dunque, lo scorso episodio esattamente che cos'era successo? Beh, erano successe delle situazioni un po' scomode e complicate. Ci ritrovavamo con il nostro re Ribald Junior che era riuscito a prendere il controllo dell'ex regno di Romagna, facendo diventare il regno di crociata di Aquitania, uccidendo il vecchio sovrano. Il problema è che noi abbiamo 4 figli. Abbiamo 4 figli e abbiamo il grosso rischio di vedere il nostro regno mortalmente smembrato e diviso, principalmente dovuto al fatto che il nostro principe Ribald era stato precedentemente imprigionato da noi perché non riuscivamo ad ucciderlo dato che era nostro figlio, e dopodiché per un errore mio, visto che nelle segrete non moriva, ho cercato di sbatterlo fuori dal regno esiliandolo, sperando che questo fosse d'aiuto. Il problema è che alcuni di voi mi hanno detto che non è stato d'aiuto, anzi è stata la scelta peggiore, perché noi abbiamo adesso 60 anni, nostro figlio è molto giovane, come vedete tutto sommato ne ha 22, e dovevamo cercare di continuare a tenerlo nelle segrete sperando che morisse. In questo modo non abbiamo la morte anche solo potenziale dell'erede. Questo vuol dire che 99.9% il nostro regno verrà smembrato con la fine della vita del nostro povero re Ribald Junior, perché noi abbiamo come legge la successione equitativa agnatica. Quindi vuol dire che il regno verrà smembrato, da quello che mi avete detto. Errore grave da parte mia, però comunque cercheremo di risolvere al meglio la questione. Come vedete abbiamo uno smembramento del regno dovuto in parte al Regno d'Italia, in parte al nuovo Regno di Romagna che riesce fuori e al Regno di Crociata di Aquitania. Quindi dovremmo giocare un po' con quello che abbiamo. Come vedete gran parte dell'Italia del centro-nord verrà persa. Quindi facciamo partire il nostro timer, andiamo avanti e vediamo un po' cosa fare. Abbiamo qualche tecnologia interessante da poter usare? Sì, volendo potremmo mettere le infrastrutture del castello. Mi piace. Prendiamo l'oro e andiamo a prendere anche questo per aumentare gli assedi. Allora, abbiamo una rivendicazione sul Ducato di Modena. Quanto ci costerebbe? 667 di oro e 300 di prestigio? Va bene, facciamolo. Jihad per l'Arabia e intanto vediamo un pochino Modena. Regno d'Italia a 1900 uomini all'incirca. Noi invece al momento ne abbiamo 8000. Wow, ok, allora, visto che il nostro regno potenzialmente sta per essere smembrato e probabilmente
Rischiamo di dare dei territori anche qua a nord al Regno d'Italia. Come vedete, noi abbiamo anche Romagna, Ferrara, Ancona, Abruzzo, Spoleto, Chieti, insomma, tanti di questi territori a nord. Quindi quello che voglio fare è andare a dichiarare guerra subito al Regno d'Italia, prendere Modena, in modo tale che se anche dovessimo perdere questi territori avremmo una piccola provincia qua a nord per fare dei claim nei territori circostanti e attaccare quindi parte dei regni che andremo a perdere. Quindi facciamo un bel dichiara guerra, ma prendiamo, rivendichiamo Modena normale, perché dato che il regno può essere smembrato, voglio evitare di darla a un vassallo, il duca Orberto il Giusto, regnante su Orvieto. Vediamo un pochino se Orvieto la perdiamo. Orvieto non la perdiamo. Quindi facciamo così, rivendichiamo Modena per il nostro vassallo. Andiamo ad alzare le nostre armate, non facciamoci problemi al riguardo. Prendiamo tutti gli uomini e iniziamo a spostarci a Modena. Tanto loro stanno facendo qua l'assedio. Molto bene. Ok, allora andiamo a equilibrare le unità. Andiamo a vedere un pochino il nostro generale, questo 24, ok. Poi prendiamo anche Grimm e Ribald di qua, molto bene. E qua cosa abbiamo? Importanti decisioni. Ah, vabbè, sì, la Mount, come non detto. Mia figlia, la principessa Riondrek, no. Riontrek, sì, si sta trasformando in uno spaccone un po' troppo arrogante. Forse dovrei frenarla un po'. Allora, potrebbe diventare superba, prestigio mensile. Oppure abbiamo 50% che diventa umile, il 40% superba. Ma oddio, cerchiamo di farla diventare umile. Tanto non è un maschio e quindi non è molto critica. Sinceramente, la cosa che non vada ad avere dei bonus militari e di aggressione, chiamola così. Ok, andiamo a prendere l'ultimo, dopodiché attacchiamo le forze qua di Milano, così da indebolirle ulteriormente. Benissimo. Ok, dopodiché andiamo qua. Posso assediare anche il territorio di Venezia che ho conquistato? Vabbè, no, no, dai, non perdiamo tempo, andiamo qua. Ok, e direi andiamo a dividere a metà le truppe e portiamo gli altri 5.000 qua. Tanto con 5.000 uomini, ragazzi, riesco ampiamente, ampiamente a fare tutto. Credo di riuscire a prendere. È morta nostra madre, mannaggia. Allora, intanto iniziamo ad andare qua. Ok, e questi bastano per fare il mazzo, perfetto, e questi le riportiamo qua. Quando raggiungono gli ospiti, mia figlia è sempre tra i primi ad accoglierli a fare le loro domande. Può diventare socievole, interessante. Possiamo introdurla a corte. Tra l'altro vi faccio notare che la nostra corte presuppone che tre persone su cinque siano in prigione, ok? Oppure, grazie al Signore, non è timida. Guadagna pietà. Cerchiamo di farle guadagnare dei tratti positivi, tanto a questo punto non è molto problematica la cosa. Ok, andiamo qua e poi spostiamoci qua. Molto bene. Abbiamo catturato anche il borgomastro e adesso appena. Ok, facciamo. Ah no, c'è ancora. Dobbiamo prendere ancora la diocesi di Gonzaga. Abbiamo una proposta di pace perché siamo al 100%. Accettiamo. Yes! Yes! Ottimo! Ottimo, 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 ottimo. Allora, andiamo a togliere le nostre truppe. Perfetto. Aia! Aia, ragazzi! Aia! Non mi sento molto bene. Tratto malato. Qualcosa mi dice che il nostro sovrano a breve lascia le cuoia, cioè tira le cuoia, volevo dire. Volevo dire, ci lascia le penne, tira le cuoia, è venuta la metà, lascia le cuoia.
Modena io ce l'ho già. Come posso avere la rivendicazione su Modena? Cioè, l'ho conquistata? What? No, lasciamo perdere. E a questo punto cambiamo i piani e andiamo a prendere un attimo il nostro consiglio. Il nostro cancelliere si mette a fare una rivendicazione contro... vediamo un po'. Chi? Allora, questo è il mercato di Steymark. Interessante. Che ha 2300 uomini. Questo già mi piace come opzione. Sembra abbastanza fattibile. Facciamo una rivendicazione qua a Pisa. Mio signore, Justinos si avvicina con entusiasmo ai suoi miei occhi. Mi faresti l'onore di conferirmi un soprannome? Allora, lui esattamente chi è? È un nostro comandante. Ok. Va bene, perdiamo un po' di prestigio e lo facciamo chiamare il fedele. Oh, bene, 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 bene. Mi piace un sacco. Fermi tutti perché, signori, si riparte nuovamente in guerra. Si riparte nuovamente in guerra senza neanche starci a pensare. Quindi andiamo a togliere qua e facciamo una nuova rivendicazione adesso contro qualcun altro. Il Regno di Germania quanti uomini ha? Madonna, 13.000 uomini. Ok, allora facciamo una rivendicazione contro Amalfi, in questo caso. Tanto limitrofi non possiamo ancora fare nessuno. Quindi direi andiamo qua. Facciamo così, dichiarazione di guerra. Allora, Lucca non la perdiamo, però potremmo anche rivendicare la Corsica, ragazzi. Interessante. No, dai, rivendichiamo Pisa. Rivendichiamo Pisa, andiamo a prendere le armate, le rialziamo di nuovo, però a questo giro non le portiamo subito vicine, portiamole dietro gli Appennini, aspettiamo di vedere loro che mosse fanno. Attenzione! Abbiamo un nuovo rivale. Il marito della cortigiana ha scoperto che gli abbiamo ingroppettato la moglie. Che tra l'altro è pure un nostro comandante. Altro matrimonio, accettiamo. Abbiamo una nuova rivendicazione su Amalfi. Wow! Ragazzi, ma questo cancelliere è geniale! È una roba devastante, ragazzi! È una roba devastante! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Ok, fermi adesso. Prendiamo le truppe. Prendiamo qua, equilibriamo le unità, andiamo ad ammazzarli. E andiamo a fare anche il mazzo agli avversari. Oh, bene, 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 bene. Nostro sovrano non ha più il rischio di morire malamente, almeno per il momento. Facciamo così un attimo. Andiamo a dividere le truppe. Ok, c'è nato un figlio. Non so se prende inserirlo nella linea elettiva. Non voglio rischiare che questo spezzi ulteriormente il mio regno. Quindi disconosciamo il bambino. Dopodiché prendiamo 500, 5.000 uomini e li portiamo intanto a nord per evitare che questa armata del Lazio, che tra l'altro vorrei capire, scusate un attimo, toglietemi uno sfizio, ma questo Lazio è sotto il nostro controllo? Sì, ma sta facendo una guerra parallela quindi? Possiamo rivendicare il titolo anche. Ok. Anche questo è interessante come cosa. Vorrei provare a farlo dopo. Allora, qua quanto abbiamo ancora da conquistare? Stiamo attaccando la città di Vico Pisano. Mentre qui stiamo attaccando il castello di Chiavari. La mia amante è nuovamente incinta. Bene così.
Vedo il 99%, quindi accettiamo la pace. Perfetto, così abbiamo conquistato anche la nostra Lucca. E a questo punto proviamo a rivendicare, oppure di Modena anche. Di Orvieto, Modena, ma facciamo il Lazio. No? Wow, non accetta? Peccato. Va bene, come non detto. Togliamo le nostre armate. Adesso vediamo un attimo. Qua abbiamo la possibilità di attaccare anche lui, vero? Chiara guerra. Rivendica Amalfi, cosa che mi piace particolarmente. Quindi facciamo un attimo un controllo. 7 più 1, 8. Lui quanti uomini ha? 5.000? Oh, ragazzi, io sinceramente. Tanto iolo per iolo andiamo. Dichiariamo guerra, facciamo una rivendicazione di Amalfi. Andiamo a prendere le nostre armate, le alziamo e iniziamo a raggrupparle, in questo caso a Roma. Dopodiché iniziamo a spostarci qui. No, fermo. Addirittura 11.000? Addirittura? Va bene. Vuoi giocare così aggressivo? Va bene, giochiamo aggressivi. Va bene. Io ti recluto questi da 450 e te li porto qua. Così, di ignoranza, perché sì. Sperando che arrivino in tempo, tra le altre cose. Uè, bitches! Arrivati perfettamente in tempo, grande, grande, mi piace un sacco. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Tra l'altro stiamo continuando a trombare la moglie del nostro comandante. Tra l'altro siamo già all'85%, vi vorrei far notare. Cioè, spettacolo. Facciamo giusto il mazzo all'esercito, proprio per limitare un po' la loro forza. Benissimo. Ok, poi andiamo a prendere le armate, congediamo i nostri mercenari e andiamo a offrire una pace per imporre le richieste. Benissimo, ottimo, abbiamo conquistato anche Amalfi e questo è positivo, ragazzi, perché come si dice? Abbiamo bloccato anche in questo caso l'impero bizantino da un'espansione almeno sullo stivale. Può espandersi ancora in Sicilia, però noi con la possibilità poi di avere un claim facilmente attraverso Napoli su Amalfi e attraverso Genova, cioè attraverso il Ducato di Stelmark, attraverso Genova, possiamo anche conquistare la Corsica e la Sardegna, quindi positiva come cosa. Abbiamo un tipo di possedimento sbagliato, vedo. Quindi facciamo così, andiamo a creare un nuovo vassallo. Ok, perfetto. Fermi tutti, possiamo nasconderci? Attenzione, perché siamo stati scomunicati? What? Che è successo? Allora, fermi tutti. C'è la possibilità di nascondersi. Nascondiamoci. Ma proviamo a vedere un pochino negli intrighi. Eccolo! Grimm, il nostro rivale, ragazzi. Termina il complotto. Benissimo, ok. Celibato? Sì, ho già degli eredi. Va bene. Ok, ottimo. Inoltre vedo anche una rivendicazione di Dioniso. Brutta roba questa. Ok, allora ragazzi, siamo morti. Siamo morti e adesso tiriamo i dado per vedere effettivamente il nostro impero come si va a smembrare. Non voglio girare la mappa
e vedere lo sfacelo che si è creato. Allora, Re Ribaldquinto Junior è passata miglior vita all'età di 65 anni. Lui è morto di grande stress, nato con un genio senza pari. Ribald Junior era noto per la sua mente acuta e brillante, sempre alla ricerca di nuovi problemi da risolvere e nuove opportunità da sfruttare. Re Ribald VI, sempre vestito di una splendida armatura scintillante, Ribald vuole che tutti lui vedano quanto si lancia in battaglia. Lunga vita a Re Ribald VI. Allora, Re Ribald VI, tutto sommato, ha un punteggio di 32, ok? E guardate quanti titoli che ha, ragazzi. Va bene, anche lui cazzo, anche lui è casto, ragazzi. Brutta roba. Brutta roba, per l'amor di Dio, fai un figlio maschio. Ok, ragazzi, preghiamo in bene e speriamo che non si sia creato troppo casino. Non ho perso nulla, ragazzi. What? Non ho perso niente! Ma è bellissimo! Ma che spettacolo! Continuo allora a non capire bene come funzionano gli aspetti elettivi di questo benedetto gioco, ragazzi. Io. C'era scritto che perdevo i titoli. Perché il mio regno è ancora integro? Ok, va bene. Allora, facciamo un attimino la pausa perché devo riorganizzare il nostro consiglio e poi vediamo un pochino cosa fare. Ok ragazzi, eccoci qua, fatto il dovuto lavoro. Il consiglio non ci vuole particolarmente bene, però abbiamo un sacco di soldi, quindi direi andiamo a dare un po' di denaro in giro, così che almeno la gente sarà contenta. Diamo magari anche alla gente del nostro, che fa parte del nostro consiglio, un titolo onorifico. Tra le altre cose, andiamo a dare anche dei ducati in giro perché vedo un po' una situazione scomoda. Ecco, sapete cosa? Il mio maresciallo, diamo un titolo terriero, potremmo dargli. Ci può stare. Ok. Poi lui lo facciamo chi è Justinos. Allora. Ah, l'intendente è morto, vabbè, come non detto. Il fatto è che ci vogliono male tutti, ragazzi. Non riesco a trovare un sovrano, un vassallo che sia contento di noi. Vabbè, teniamoci per ora a 12. Teniamoci ora a 12. Va bene così. Organizziamo una festa giusto per portare un po' di evento interno al nostro impero. Abbiamo un figlio senza tutore, diamogli un tutore. In questo caso non voglio dare noi, ma diamo nostra moglie. Molto bene. Ok, e dobbiamo andare a prendere un intendente. 19, 16 è comunque migliore rispetto a quello che potremmo fare. Quindi invito a corte, ottimo. Oh, la moglie è incinta! Ottimo! Allora, perdiamo 10 di oro. Detto questo, ragazzi, mi sembra il momento migliore per andarci a salutare. Il conte Dioniso di Ravenna, infatti, non è contento di noi e neanche il Ducato del Lazio, il Duca del Lazio. Cioè, non viene nessuno. Non viene nessuno, ragazzi! Non viene nessuno alla nostra festa. LOL. Va bene, detto questo, ragazzi, credo che sia la situazione migliore per salutarci. Abbiamo evitato lo smembramento dell'impero, del regno, scusate, di cui tanto avevo paura. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è principalmente andare a aspettare un attimino, far riprendere il nostro esercito che come vedete da 12.000 uomini massimi ne abbiamo solo 4.000. Detto questo, ragazzi, credo che le route di espansione contro Amalfi, contro il Ducato
Stelmark e il neonato e soprattutto morente Regno d'Italia siano ormai destinate a continuare. Speriamo che vada tutto per il meglio, signori, dal nostro re Ribald VI della crociata di Aquitania è tutto. Vi saluto e vi ricordo come sempre di vederci ogni settimana con i nostri appuntamenti fissi con Europa Universalis 4, la serie storico-narrativa con l'Impero Bizantino per la formazione dell'Impero Romano d'Oriente, Crusader Kings 2 con il Regno di Crociata di Aquitania e XCOM 2 War of the Chosen. Un saluto a tutti ragazzi e a presto. Ciao!